Adesso andiamo a, veramente cambiamo proprio argomento, andiamo a Las Vegas, tutt'altra storia, per raccontare il prossimo protagonista. Si chiama Flaminio Malaguti, ha origini ferraresi, l'ha incontrato per noi Stefano Salimbeni. I'm the king of hearts. Maybe you can... Mi chiamo Malaguti Flaminio, sono un imprenditore di Ferrara e gioco a poker per hobby. Gioco tutti i giorni e faccio un torneo o due al giorno, che può durare da 5 minuti fino a 10 ore. E si chiamano festival, io gioco solo i festival. E questi tornei vengono organizzati in tutto il mondo, Australia, Sudafrica, Macao, in Cina, tutta l'Europa. Però qui a Las Vegas si può giocare tutti i giorni. L'iscrizione costano da $100 fino a $1 milione. Quello da $1 milione vinci $20 milioni, primo premio, e pagano 9 giocatori. Il nono prende $1.4 milioni. Non è un gioco d'azzardo, è un gioco di abilità. Questo è l'unico gioco al mondo dove tu, senza avere una mano buona, puoi battere un avversario. Beh, ci vuole molta pazienza, capito? Ci vuole molto allenamento, e come tutti gli sport. Per esempio, uno corre in macchina e dice, vabbè, questo corre in macchina perché deve fare ginnastica, deve andare a dieta, deve andare a letto presto. Il poker è la stessa cosa, devi prepararti fisicamente e mentalmente per giocare. Perché cosa succede? C'è molta gente che non è in gran forma, però quelli lì si stancano, non hanno la forza di rimanere 10 ore tutti i giorni. Quando ci sono i festival dormo un po' di meno, perché i tornei cominciano alle 9 del mattino e durano fino alle 5 del mattino, e allora dormo poche ore. Però di solito, se vai a letto alle 6 del mattino e ti svegli alle 2 del pomeriggio, va bene lo stesso, anzi meglio. Quando finisco di giocare a poker, chiudo i locali, vado a casa alle 5-6 del mattino, mia figlia si sveglia verso le 7, facciamo colazione insieme, poi io vado a letto. E poi un paio di volte alla settimana vado nello studio e la seguo con la sua musica. E siccome a lei gli piace ballare e cantare, gli ho costruito uno studio di danza e anche la sala di registrazione. E si è messa a scrivere le canzoni e le canta, suona la chitarra, il piano, il violino. Una sera sì, una sera no, ci troviamo a cena in uno dei casinò dove io finisco di giocare, mia figlia viene, mia moglie, e ceniamo insieme un'ora, mezz'ora, un'ora, quello che ho, e poi dopo io vado, ritorno a giocare e loro vanno a casa. Io abitavo in Sudafrica e avevamo una gambling hall, che è come un mini casinò, mio papà era il proprietario, e io mi ricordo che avevo 4 anni, non andavo neanche a scuola e già ero al bar che giocavo a tutti i giochi. Se non ti fissi delle mete e vai lì solo per giocare, allora diventa un gioco d'azzardo, capito? Vai lì per buttare via i soldi. E le mie mete è di battere questi record, che adesso ho tutti questi record mondiali, e sono riuscito a fare anche un po' di soldi. Non ho fatto i soldi che hanno fatto certe persone, perché questi hanno rischiato molti più soldi. Io sono un uomo d'affari e allora, capito, pondero prima di mettere a repentaglio del denaro. E adesso iniziamo con un controsenso questo nostro